Una storia che sta arrivando ai giorni nostri. E allora vi racconto ancora qualche piccolo passaggio di quello che è stato il grande trascorso dei fratelli Vincenzi. Da prima il maestro Alberto e Sante in viaggio verso l'Olanda con una grande speranza, quella di poter mandare a casa i soldi per poter contribuire al mantenimento della famiglia. Quindi un progetto ambizioso che passava attraverso la musica, quindi attraverso una passione. E nonostante le difficoltà, perché il maestro mi ha raccontato che nel primo semestre nei locali olandesi, alla fine del periodo, una volta dovuti fare i conti con il gestore del locale, hanno dovuto loro pagare qualcosa perché non avevano capito che il bar era a parte. E quindi il primo semestre fumò tutto il contributo che volevano spedire a casa. Ma anche da lì si può imparare qualcosa, sono tutte esperienze che io non ho potuto fare, ma ho fatto con le mie orecchie e con i miei occhi. E ogni volta che incontravo gli zii per la riunione di famiglia, tutti questi aneddoti riaffioravano. E ancora oggi mi tremano un po' le gambe e mi viene un'emozione forte nel poterlo ricordare proprio insieme a loro che sono qui. Un applauso e un saluto speciale anche allo zio Mario, che ha militato nell'orchestra negli anni 2000 e che ha fatto una carriera straordinaria col maestro Germano Montefiori. E anche lui, prima di mettere la testa a posto, qualche vicendella l'ha combinata. Adesso si smaschera perché vuole ridere insieme a me. Perché poi, tornati dall'Olanda e desiderosi di riabbracciare la famiglia, il maestro Alberto e Sante tornavano velocemente dentro casa. E Mario, che li aspettava lì di fuori ancora senza patente, prendeva la macchina con tutti gli strumenti carichi e andava a guidare in mezzo al campo. Quindi un'altra bellissima pagina di questa famiglia virtuosa che ha saputo, ha saputo colorare la musica e ha saputo colorare la vita di tutti quelli che l'hanno incontrata. Quindi un altro bellissimo passaggio. Poi non sono sempre rose e fiori. Nel 95, complice un momento delicato per la scomparsa del grande maestro Sante Vincenzi, un po' delusi dall'accaduto e un po' turbati, Iliana, Giorgio e Franco decidono così di chiudere quella che è stata una pagina straordinaria della loro vita professionale e della loro vita umana. E così, preso un pochettino per i capelli, il maestro Alberto Vincenzi, che aveva bisogno di un contributo, mi ha chiamato e mi ha buttato nella mischia, lo dico veramente con tanto cuore, perché nulla sapevo fare, nulla sapevo dire. E se ad oggi qualcosina ho imparato è perché ho avuto l'opportunità di sbagliare in casa, quindi senza nessuno che potesse cacciarmi via, e ho avuto così questa grande fortuna di avere 1, 2, 3, 4, 5, 6 insegnanti davvero di grande prestigio e di grande valore. Quindi tutto quello che vi sto raccontando non è che il frutto di una vita meravigliosa. Il 95 così ci ha messo a dura prova. Il calendario, che più o meno contava 200 date all'anno, si trovò improvvisamente dal 95 fino agli anni 2000 a contare poco più di 35-40 serate, quindi un periodo davvero molto brutto nel quale non si riusciva davvero a riportare questo grande nome dove merita. Abbiamo sofferto tanto, il maestro non ha mai mollato, un poco alla volta ha saputo ricomporre tutti gli aspetti umani e morali di questa storia, finché la dea della musica ci ha premiati. Ed è soltanto così che si può emergere, con la passione, ma anche con un po' di fortuna e con il vostro contributo. Proprio adesso voglio ringraziare tutti gli amici che hanno fatto chilometri per venire qui, perché sono stati tutti loro a rendere speciale questa prossima canzone che adesso suoneremo per voi. Dall'Alta Italia, da Trento, da Mantova, da Perugia, da Pesaro, da Bologna, da Milano, dalla Lombardia, dal Veneto, dalle Marche, da tutta l'Umbria, dall'Emilia Romagna, in modo particolare dalla Toscana, tutti gli amici ci hanno riconosciuto dopo tanti anni di sofferenza con una canzone straordinaria che adesso voglio introdurre al pianoforte, e poi voglio che tutti i miei musicisti la ricordino e la interpretino con grande sapienza. Quindi la batteria che si trasforma dalla lunga barba e dai capelli neri di Sante a questa meravigliosa chioma sorridente di Valerio Rotondale, al basso di Iro Pagano, la chitarra di Valerio Merli, il sax di Luca Calbucci e tutta la parte tecnica che è fondamentale per la buona riuscita di uno spettacolo e per la preparazione di un tour lungo e faticoso
che sta nelle mani di una persona che dietro le quinte lavora sempre per noi, rinunciando alla cena, rinunciando anche a un'ora di sonno, ma lo fa sempre per la buona riuscita dello spettacolo di questo grande nome del quale anche lui si è innamorato. Quindi la parte tecnica più importante nelle mani di Maiko Mascheri. Spero riconosciate questa canzone, spero la viviate insieme a me. E a proposito del momento che stiamo vivendo, io sono sicuro che non può sempre piovere, non può sempre essere tempesta. Prima o poi ritorna il sole. È una melodia che arriva dal cuore. Giampiero Vincenzi, il suo pianoforte, la danza del sole. Mm-hmm.
Con voi questa sera ancora una volta insieme al nostro sogno.